Oggi è la giornata di quelli brutti, quindi. Tre cose. La prima, ammirate lo splendore di questa ripresa fatta con la nuova telecamera da 5.000 euro. E ci mancherebbe altro. Guardate la purezza dei dettagli, come si vede ogni singolo brufolino che ho sulla pelle. E questa era la prima. La seconda è che dopo aver visto il video del buon Luca Salvadori che presenta la sua nuova moto da gara, mi è salita una voglia che voi non avete l'idea. E la terza è che ho qui tra le mani qualcosa in anteprima mondiale che non è ancora uscito. Sarà uscito il giorno in cui avrò pubblicato questo video ed è qualcosa di fichissimo che capirete meglio nel corso di questo video. Ah, ormai Castelletto di Branduzzo è la mia nuova casa. Oggi sono qui perché il campionato si avvicina. Tra un mese, no, meno di un mese, c'è la prima gara. Quindi mi devo allenare. E ho portato lei. Allora, questa è la nuovissima Insta360 Go 2, che sarebbe, guardate un po', una telecamera fatta così. Siete pronti a vedere la magia? Tac. Questa è la telecamera. Guardate che piccola. Non pesa niente. La puoi mettere in dei punti impensabili prima d'ora. E vi faccio giusto vedere la genialità di questo prodotto. Supportino, lei è magnetica. Questo è adesivo, lo attacchi dove vuoi. Sui vetri, sulle pareti, la giri come vuoi. Oppure, questa è la sua base, vi spiegherò tra poco come funziona. La metti qui dentro, apri le zampe, voilà. Hai il tuo treppiede portatile. E infine, e questa ripresa so già che vi farà impazzire nelle gare, guardate qui, è talmente piccola che la ficco dentro il casco. A quanto le usano di solito queste pressioni? È molto soggettivo questa cosa. C'è chi le usa 1.8, 1.6, 1.4, 2. Okay. Ho goduto come un riccio. Io ve lo dico, voi dovete venire a provarla sta macchina. Cioè godi, non so. Mi diverto talmente tanto che domani tornerò a provarla. E ufficialmente con la scusa di provare questa sulla moto e ufficiosamente perché ho voglia di tornare in moto. Esploso tutto. Domani, oltre a guidare la Legend, guiderò anche la moto e vi farò vedere questa sulla moto, perché adesso vi spiego nel dettaglio tutte le funzionalità di questa e come funziona. Come avete visto, il punto chiave di questa fotocamera è che è piccolissima, ma come è strutturata? Questa, che può sembrare una semplice custodia, in realtà svolge un sacco di funzioni. Allora, quando tu la apri, come abbiamo visto, dentro hai la fotocamera, ma hai anche un monitor con due tasti. La prima cosa figa da vedere è che queste due cose sono collegate via Bluetooth in automatico. Questa è la fotocamera, questa possiamo dire che è la base, carica batterie, unità di controllo, treppiede, svolge un sacco di funzioni. La telecamera la puoi usare anche da sola senza la base, semplicemente schiacciando questo tasto qui davanti, lei inizia la registrazione. Oppure tutta la registrazione la puoi comandare da qui. Vedete? Se io qui sulla base schiaccio il tasto REC, lei inizia a registrare. Una cosa molto bella è che ha la vibrazione questa. Quindi ogni volta che si attiva, si disattiva o fa qualcosa, lei vibra. Come i gatti. E quindi ti fa capire quello che sta succedendo. Dalla base non solo puoi far partire la registrazione, ma puoi anche selezionare le impostazioni, le modalità e vedere tutto su questo display. Ora voi vi starete chiedendo dove si infila la scheda SD. Non si infila perché non c'è. Come i gatti. Questa registra sulla sua memoria interna da 32 giga. Quando poi vuoi scaricare i dati, come fai? La metti dentro la sua base, attacchi il cavo USB al computer e te lo leggi direttamente come hard disk esterno e scarichi tutto. Ora, come si ricarica la batteria? Non come i gatti. Come potete vedere qui dietro ci sono dei connettori che sono presenti anche sulla base. Quindi, quando questa si scarica, noi la inseriamo nella base, chiudiamo la base e lei si sta ricaricando. Perché la batteria della base va a ricaricare l'action camera.
Se poi noi, chiusa così, la colleghiamo al cavo USB, andiamo a ricaricare tutto quanto. Ora, all'inizio di questo video avete visto qualche immagine girata in pista? Vi faccio vedere alcuni esempi di immagini che ho girato, per farvi capire la qualità del video e la qualità dell'audio. Questo è l'esempio dell'onboard che ho girato ieri a Castelletto. Nonostante sia piccola, la qualità video è ottima, l'audio è ottimo e anche la stabilizzazione è ottima. Questo è un esempio che ho girato in casa con poca luce. Hello. Yupi. Ciao. Ciao. E sapete qual è un'altra cosa figa? È che l'action camera è completamente impermeabile. Attenzione però, è impermeabile l'action camera, non la base. Quindi, se noi così la mettiamo in acqua, no good. Ora, il motivo per cui voglio provarla in moto è perché ha una funzione spettacolare. Finalmente l'hanno fatto. Se noi registriamo in modalità pro, guardate qua. Adesso lei sta registrando e nonostante io la inclini così, l'immagine resta stabilizzata. Lei registra e in post-produzione poi all'interno del software la vai a stabilizzare. Esattamente come vedevate nei miei video. Qual è la differenza? Che quando li vedevate nei miei video delle gare, io usavo una telecamera 360 che registrava tutto quanto, poi in post-produzione andavo a stabilizzare, andavo a sistemare tutto quanto. Con questa invece non usi più una 360, ci metti questa. Lei registra e con un click in post-produzione lo esporti già stabilizzato. Per farvi un altro esempio, io qui l'ho montata sul volante della macchina e vedete, nonostante io giri il volante, l'immagine resta sempre orizzontale. Questo dunque ti permette di fare delle riprese nuove fighissime. Per quanto riguarda invece le funzioni e le modalità di ripresa che questa telecamera ha, devo ancora abituarmi al fatto che vibra. Abbiamo la modalità video standard super stabilizzata, che è questa che state vedendo qui ripresa da dentro il mio casco, che può registrare più che in full HD, quindi 2560x1440 a 50 fotogrammi al secondo, quindi super fluido. Abbiamo poi la modalità foto. Abbiamo la modalità pro video, che sarebbe quella con la stabilizzazione che loro chiamano flow state, che quindi ti dà quell'effetto giroscopico. Hai la modalità time shift, che ti permette quindi di ottenere quella specie di hyperlapse, fighissimo se vuoi fare delle riprese super accelerate. Hai la modalità time lapse, che non so se sapete che cos'è il time lapse, è quella ripresa per cui metti la telecamera lì fissa, la lasci registrare, magari per 5-10 minuti, quello che vuoi, e lei poi ti fa una clip super velocizzata. Hai la modalità video HDR. E hai la modalità slow motion, che quindi ti consente di fare riprese che poi puoi rallentare per vederle in slow motion. Tra l'altro può anche essere usata per vloggare. Vedete, io adesso sto registrando proprio direttamente con la Insta. Questa è la qualità del video all'aperto e questa è la qualità della mia voce. Così potete capire anche com'è l'audio mentre parlo. Inoltre, il punto forte della Insta è che con l'app puoi fare una quantità di cose infinite. E anche una funzione di montaggio automatico. Tu registri tutte le clip che vuoi durante la tua giornata e l'app te le monta in automatico. Soprattutto essendo una cosa così piccola, io posso usarla per tantissime cose. Io me la metto in tasca, me la porto in piscina, me la porto dove voglio. Questa la metti nella tasca del costume e ti dimentichi anche di averla. La telecamera da sola, senza la sua base, l'ho provata e con la batteria piena ti riesce a fare un'unica clip che va dai 15 ai 20 minuti più o meno. Inoltre, quando si scarica, tu la metti qui dentro e si ricarica veramente in poco tempo. Ora è giunta l'ora di andare a provarla sulla moto. Ho una voglia di fare due sgume in pista che voi non avete l'idea. Un'altra cosa geniale che non vi ho fatto vedere è questo. Questo è un supporto magnetico. Come funziona? Te lo infili sotto la maglietta, ci attacchi la telecamera e vai in giro a riprendere. In tutto questo, come ricorderete dall'inizio del video, io avevo questa voglia irresistibile da soddisfare, cioè quella di dover fare due sgume con due ruote, così qui dentro a Castelletto di Branduzzo ho rimediato un motard! Senza termocoperte, ci sono 15 gradi, quale modo migliore? Scherzavo, oggi non ci facciamo male. Però, al di là della voglia di fare due sgume, voglio farvi vedere la figata di questa Insta sulla moto, perché quando tu pieghi, lei mantiene l'immagine orizzontale. Chiaramente questo presuppone che io pieghi.
In tutto questo sono entrato con gomme di non so quando, senza termocoperte, con la paura di morire. Quindi voglio ringraziare loro che sono stati gentilissimi e mi prestano un paio di termo giusto per fare un turno senza morire. Ma che sei un accattone, neanche le termo ti porti. Oggi è la giornata di quelli brutti, quindi. Se gira la telecamera ne riprendi uno, guarda. Dai, oggi devo girare per fare video, non devo girare per andare forte. Non mi far salire. Ma io sono venuto solo a darti fastidio. Perché è così bello andare in moto? Perché? Il vero obiettivo della giornata non era andare in moto. L'idea della moto era solo farvi vedere la figata di quella funzione che ha e soprattutto tornare a godere per un po'. Ma l'obiettivo della giornata è sempre, come sempre, allenarsi. Perché qui oggi con me c'è uno degli avversari che avrò quest'anno. Tra poco scoprirete chi è. Prima devo entrare. Ho già detto che sono divertenti queste macchine? Perché non mi ricordo. Comunque, il mio avversario di quest'anno è qualcuno che andava... Va tuttora! Estremamente forte! In qualcosa in cui io ho pochissima esperienza. Diamo qualche indizio. Facciamo vedere, cos'hai? Fiocchi di neve? Stelle, le stelle. Stelle che ricordano un po' l'inverno, il gelo. L'inverno, il freddo. Il colore che ricorda un po' la neve o gli azzurri. Dai ragazzi, uno degli orgogli nazionali dello sci, grande Christian Ghedina. Va bene che vai forte sui sci, in macchina però non andare troppo forte. No, che devo andare forte, no, devo andare forte, devo imparare velocemente qua, perché queste legend è veramente uno spasso e sono divertenti, però bisogna prendere un po' di mano. Quest'anno siamo avversari. Quest'anno siamo avversari, però nello stesso team. Nello stesso team? Vabbè, non è che Hamilton e Bottas vanno molto d'accordo. Quindi, ma spiegami una roba, perché l'altro giorno stavamo ragionando, dicevamo, ma cos'è, devi essere più pazzo a guidare la macchina da corsa o la moto, la macchina corsa o la moto? Poi quando io ho menzionato la discesa libera, tutti hanno detto no, la discesa libera, quelli sono i più malati di mente. Tu che le hai provate tutte, qual è la cosa più... Ma tu sei andato con la moto da strada, io la moto da strada l'ho provata una volta solo. Ho fatto il motard, ho fatto macchine da turismo, ho avuto il piacere e la fortuna di andare con una Formula 3000 a fare un campionato europeo. Però la discesa libera, sai cos'è la differenza grossa? Che nello sci, non dico che nelle moto o nelle macchine non ci voglia il fisico, però con gli sci devi avere... Se ti molla la gamba... Se ti molla la gamba, cioè forza di gravità vuol dire velocità. Quindi tu puoi mollare con la macchina o con la moto, molli l'acceleratore, freni e ti fermi. Con gli sci, quando sei in pendenza, che c'è la pendenza, la forza di gravità ti porta sempre verso basso e lì ci sono le reti o gli alberi e la curva la devi fare. A livello di paura, cosa fa più paura? La macchina da corsa, la moto da corsa o gli sci, discesa libera? Lo sci era il mio mestiere, però per esempio per me è un po' macchine o le moto. Ragazzi, la risposta è semplice, lui non c'ha paura di niente, basta, no, è questo. Scarichi di adrenalina sempre, tante, poi dopo, insomma, devi barcamenarti, cercare di venire fuori il meglio possibile. Alla fine devi sopravvivere anche sui Devi sopravvivere, devi sopravvivere. Vi dirò, sapete una cosa? Ora che sto guidando da mesi ormai solo la macchina e non la moto, sono riuscito a ritrovare quella velocità, quella costanza, quella precisione, quella cosa che avevo quando facevo le gare sul simulatore, ma che sulle quattro ruote è come se un po' l'avessi, non dico dimenticata, però messa lì da qualche parte, perché, non so, mi rendo conto che imparare tutto quello che ho imparato sulla moto nel così poco tempo in cui l'ho imparato è come se ti prendesse una parte della testa e la dedicassi solo a quello. E quindi tutto quello che riguarda l'andare forte in macchina non c'ha più spazio, no, per entrare. Adesso che invece ho liberato completamente la testa dalla moto, si è visto come prima sul motard fossi molto, come dire, titubante. Mentre sulla macchina invece subito a mio agio, quindi... Bene, quest'anno ci concentriamo solo sulle quattro ruote e vediamo di far bene. Spero che vi sia piaciuta quanto sia piaciuta a me la nuova Insta360 Go 2. Trovate qui sotto in descrizione tutti i link per informazioni, prezzi, acquisti, eccetera, eccetera. La prima gara si avvicina... Siamo carichi. Comunque, qualora alla fine di questo video vi stesse chiedendo, ma alla fine la caviglia come va? Cioè, sarei stato in grado di fare una stagione questa? No, due turni sul motard, ogni cambiata di marcia vedevo le stelle, adesso non riesco neanche a camminare.